accennavo, oggi cominciamo ad affrontare lo studio delle singole categorie di macchine, o meglio di turbomacchine, visto che noi ci limitiamo alle turbomacchine in questo caso. In realtà non possiamo affrontare tutte quante le tipologie di turbomacchine che ce ne sono, perché, ad essere proprio onesti, ad ogni tipo di turbomacchina andrebbe dedicato un corso specifico per studiarne le caratteristiche, i funzionamenti, problematiche costruttive e così. Io ho fatto la scelta in questo corso di selezionare una serie di turbomacchine e di concentrarci su una di queste e vederne appunto un po' come funzionano, le proprie caratteristiche, dove richiamiamo tanti concetti che già avete visto a macchine, magari qualcuno lo approfondiamo e poi andiamo più nello specifico per quanto riguarda la parte progettuale. Oggi ci dedichiamo appunto alle operatrici idrauliche, quindi stiamo parlando di pompe, pompe dinamiche, quindi turbopompe. Nello specifico affronteremo poi il progetto di una pompa centrifuga. Quindi richiameremo alcuni concetti di tipologie generali, ma in realtà generali per quanto riguarda il funzionamento delle turbopompe, in realtà quasi immediatamente specializzeremo il discorso sulla turbomacchina che studiamo in questo corso e che poi progetteremo alla fine di questo ciclo di lezioni, ovvero sia una pompa centrifuga. Quindi, giusto per richiamo, sono operatrici idrauliche. In generale qui abbiamo lo schema di una macchina multistadio. Possiamo sempre trovare un tubo di adduzione, quindi c'è una flangia d'attacco in cui il fluido entra all'interno della macchina. Macchina operatrice idraulica, quindi per noi il fluido sarà un fluido a proprietà costanti, assumeremo costante la densità, liquido incomprimibile, perché questo lo possiamo fare, come abbiamo visto nei richiami di gas dinamica, la velocità del flusso sarà molto più bassa di quella che è la velocità del suono, caratteristica del fluido, quindi possiamo trascurare gli effetti della comprimibilità legati alle variazioni di pressione. In più, sistema adiabatico, le variazioni di temperatura che il nostro fluido di lavoro subisce saranno legate soltanto alle degradazioni di energia meccanica dovute agli attriti, non c'è alcun flusso termico e in genere sono di entità molto molto modesta, per cui si può proprio trascurare anche la dilatabilità del liquido, del fluido di lavoro. Quindi effettivamente per noi ci siamo legittimati ad assumere nello studio di questa tipologia di macchine la condizione però in quale costante che ci semplifica molto il programma, sia la scrittura dell'equazione di energia e poi il fatto appunto che gli effetti meccanici sono disaccoppiati da quelli termici. Quindi ripeto, in genere abbiamo una frangia d'adduzione, dopodiché il nostro liquido tramite un predistributore arriverà al girante della macchina, dove avviene lo scambio di lavoro, come abbiamo visto nelle lezioni introduttive, tra fluido e macchina stessa. A valle della girante può essere presente o meno un distributore di tipo palettato e poi, se la macchina è di tipo multistadio, ogni stadio ha il compito di cedere una certa liquido di lavoro di energia meccanica al fluido, ci saranno eventualmente, in caso di macchina multistadio, una serie di condotti che dovranno portare il liquido dall'uscita del primo stadio, del diffusore, in questo caso del primo stadio, all'ingresso del secondo stadio e così via, fino a raggiungere una voluta di raccolta finale del fluido e quindi la flangia di mandata. Tipologie di pompa, beh, passiamo da quella che è una classica macchina radiale. Ci sono milioni, per non dire miliardi, stradali del mondo, è una delle poche turbomacchine, le pompe centrifughe, che sono realizzate in serie, mentre molto spesso le altre turbomacchine sono progettate e costruite ad hoc in base a quelle che sono le specifiche di progetto e quindi le condizioni operative. Ci sono svariate case costruttrici che fanno produzione in serie di pompe centrifughe. Oppure possiamo avere pompe a flusso misto o pompe ad elica di tipo assiale. Da che dipende la tipologia,
ricordate, dipende da quella che è fondamentalmente la velocità specifica a cui la macchina dovrà essere dovrà andare a funzionare. In particolare, le pompe dinamiche sono in genere utilizzabili per velocità specifiche o cifre caratteristiche. Vi ricordate questo parametro dimensionale che abbiamo introdotto qualche lezione fa, che varia da 0,2 a 6. Vi ricordate, abbiamo detto, man mano che la velocità specifica aumenta, la forma della macchina passa da radiale pura a una forma assoradiale, cioè a flusso misto, diventando sempre di più, in realtà il flusso da radiale diventando sempre di più assiale fino ad arrivare alle pompe eliche, in questo caso, per giranti velocissime dal punto di vista della velocità specifica. In questo caso le forme ultraveloci sono grosso modo comprese diciamo un po' più di due, come indicato nella tabella. In realtà stiamo parlando di un campo operativo che va velocità specifiche maggiori di 3 fino ad arrivare a 6 o qualcosa in più. Che succede quando... Guardate, queste sono le curve di rendimento che ci aspettiamo dai diagrammi statistici, dalle varie tipologie di pompe al variare della velocità specifica. Vedete, guardate, questo è il campo delle pompe centrifughe, vedete? Se aggiungiamo il massimo che possiamo pensare di rendimento che possiamo pensare di ottenere da una pompa centrifuga, ce l'abbiamo per quella forma che dà appunto il meglio delle sue prestazioni circa a 0,75. Guardiamo un attimo cosa succede quando andiamo verso sinistra, quando le velocità specifiche diminuiscono. Abbiamo detto nelle lezioni scorse che la velocità specifica con essa in qualche modo si correla alla forma della macchina e si correla in particolare al rapporto di due, diametro del bordo in pressione, diametro dell'uscita corrispondente all'uscita dei condotti rotorici dalla girante, rispetto al diametro di 1, ingresso dei condotti rotorici. Man mano che omega con S diminuisce, ci stiamo muovendo in questo senso, quel rapporto tende a crescere. Quindi D2 diventare sempre più grande rispetto a D1, almeno per quanto riguarda la forma ottimale della macchina. Vedete, il rendimento tende velocemente a decrescere. Perché? Quali perdite stanno variando? Le abbiamo già introdotte. Vedete, pompa centrifuga, c'è un'immagine, facciamo riferimento al caso delle pompe centrifughe. Dove noi dovremmo considerare le perdite di palettatura, ossia quelle che abbiamo in questo caso lungo i condotti rotorici, oppure quando il flusso viene scaricato in quello che è il diffusore e va nella chiocciola, perdite di imbocco. Poi ci sono da considerare le perdite che io le ho chiamate complementari, che se dovremo aggiungere a quelle di palettatura, che sono legate al fatto che la girante ruota immersa nel proprio fluido di lavoro e quindi c'è un attrito che si manifesta sul disco che porta le pale e sul disco che da questa parte copre le pale. In genere le pompe sono sempre caratterizzate dal fatto, almeno questa tipologia di pompa centrifuga, che le pompe e che le pale sono solidali, sono in qualche modo incastrate. In realtà in genere sono ricavate in un unico pezzo di fusione, cioè un disco e la pala di spessore costante che appunto è solidale a questo disco che porta, diciamo incastrato. Dopodiché i condotti rotorici sono rinchiusi da questo disco copripala che è anch'esso applicato sulla girante. E si determinano, vedete, i condotti rotorici attraverso il quale c'è il passaggio del fluido di lavoro. Ora, in realtà, ci abbiamo già ragionato sopra, ci saranno qui dei giochi che dobbiamo lasciare per consentire la rotazione relativa tra girante e cassa, e quindi qui la girante ruota immersa nel proprio fluido di lavoro. La presenza di quei giochi, la presenza di questo fluido che circonda, diciamo, il lato esterno rispetto al condotto, il disco che porta le pale e il disco che copre le pale, determina l'insorgere di una perdita di attrito, che l'altra volta abbiamo detto è proporzionale al diametro della girante.
alla quinta potenza di dinamometrologia. Quindi man mano che D2 cresce, queste perdite per attrito in realtà crescono enormemente. Tra l'altro c'è anche un altro fatto, man mano che il diametro esterno della girante cresce rispetto a quello interno, tende a diminuire anche l'altezza della pala. Quindi, siccome questi giochi, noi in tutte le macchine cercheremo di limitarli al minimo possibile per evitare quei ricircoli di liquido che anch'essi costituiscono una perdita, perché il fluido scaricato da qui, ok, tende ad andare all'interno di questa voluta, che è la chiocciola, che vi ricordate bene dal corso di macchine, ma in qualche modo spinta dalla differenza di pressione tra valle e monte tende anche a ritornare indietro. Quindi l'importanza di andare a collocare delle tenute, che nelle applicazioni più semplici saranno semplicemente degli anelli quasi a contatto tra di loro, in quelle più complicate saranno delle vere e proprie tenute al labirinto che laminano il flusso, cercando di appunto contenere al minimo quello che è il flusso che sta ricircolando tra valle e monte dei condotti rotorici. Dicevo, quindi ruotano immerse a questo flusso di lavoro, abbiamo questo doppio problema, le perdite per attrito sul disco, abbiamo il problema delle perdite per fughe che fanno aumentare in realtà la portata elaborata dalla girante, quindi costituiscono alla fine una perdita anch'essa, perché la girante non elaborerà 1 kg al secondo di massa, ma circa 1,05 kg al secondo di massa all'incirca di queste perdite. Quindi queste tenute, cerchiamo di farle, questi spazi, questi interstizi, cerchiamo di farli più piccoli possibile, qualunque sia la scala della pompa e qualunque sia il tipo di pompa che stiamo realizzando. Percentualmente la perdita di massa che noi abbiamo attraverso questi interstizi diventa sempre più importante man mano che io diminuisco l'altezza della pala, perché fondamentalmente la percentuale di sezione utile per il ricirco diventa sempre più importante rispetto a quella che è la sezione effettiva di passaggio. Quindi la portata che può sfuggire attraverso le fughe diventa sempre più importante rispetto alla portata effettivamente elaborata dalla macchina. Questo fa sì che man mano che la velocità specifica diminuisce, quindi andiamo verso una forma sempre più radiale, tra virgolette, rapporti D2 su D1 sempre più elevati, crescono le perdite per attrito sul disco, cresce l'importanza percentuale delle perdite per fuga, tende a crollare il rendimento, tra l'altro cresce anche quella che è la lunghezza dei condotti rotorici, in qualche modo un pochino crescono anche proprio le perdite che abbiamo detto vere e proprie di palettatura, perché aumenta il percorso che il liquido fa all'interno di questi condotti rotorici e quindi l'interazione tra liquido e superficie bagnata, superficie solida, formazione di strati limiti, degradazione di energia. Quindi crollo del rendimento, normalmente si assume che al di sotto di 0,2 come velocità specifica non conviene andare ad utilizzare delle pompe centrifughe o comunque pompe dinamiche. Quindi abbiamo due limiti, uno minimo, 0,2, uno massimo, diciamo 6, ma si può arrivare anche un po' più di 6, transitando da pompe centrifughe radiali pure, pompe assoradiali a doppia curvatura, fino ad arrivare appunto alle pompe eliche molto spinte come realizzazione, cioè nel bassissimo numero di pale, e con tecniche di progettazione che noi non affronteremo adesso in questa serie del corso, ma in realtà affronteremo alla fine del corso. Io ho fatto la scelta di affrontare l'approccio al progetto parlando di turbine idrauliche, non di pompe. Però i principi sono molto simili. Cosa si fa quando, noi abbiamo detto, l'omega con S, la velocità specifica è importante perché si lega direttamente a quelle che sono le specifiche progettuali, dove in genere noi avremo, deve progettare una pompa che fornisce un certo lavoro ideale specifico, Y a fluido, elaborando una certa portata Q volumetrica, visto che stiamo parlando a proprietà costante, e normalmente sarà indicata anche la velocità di rotazione N,
o potrà essere variabile, vedremo come, in realtà poco. Abbiamo proprio che era di libertà nella scelta di n, quindi dalle specifiche di progetto possiamo passare direttamente alla velocità specifica, quindi entrare in un diagramma di questo genere e scegliere la tipologia di macchina più adatta per il compito che deve Se scendiamo sotto 0,2, questi sono diagrammi statistici validi per macchine monostatico, quasi praticamente come tutti i diagrammi statistici, attenzione, in genere sono validi per macchine monostatico a meno che non indicato diversamente. Cosa succede? Se scendiamo sotto, molto sotto lo 0,2, andiamo nel campo di applicazione praticamente delle macchine volumetriche, che siamo molto lontani dallo 0,2. Se scendiamo invece di poco sotto 0,2, non accettiamo più che il rendimento della macchina possa scendere al 70-60% e così via, beh, lì è da valutare in base a quelle che sono i valori effettivi di portata, prevalenza, eccetera, è da valutare, la scelta potrebbe essere quella di fare una macchina multistatica. Vedremo nel corso delle esercitazioni come possiamo poi andare a scegliere un certo numero di stati in maniera fondamentale. Qual è l'idea fondamentale? Se omega con S è uguale a omega radice di Q punto su Y elevato a 3 quarti, facciamo finta di fissare Q, man mano che Y aumenta il lavoro che deve, che l'energia che la macchina deve scendere al fluido tende ad aumentare, questa omega con S diminuisce, quindi ci stiamo appunto spostando in questa direzione. Beh, l'idea, se questo y diventa talmente grande che omega con s diventa minore di 0,2, l'idea è, ok, ripartiamolo in due parti, punto macchina multistadi, in questo caso macchina di stadio, y mezzi ed y mezzi, in maniera che ogni singolo stadio avrà una velocità specifica che è compatibile con un buon rendimento di stadio. La nostra macchina funzionerà sempre a omega con S 0,1 ad esempio, totale, ma ogni stadio andrà a lavorare con un omega con S più alto, risultato di questa appunto suddivisione del lavoro specifico in due parti, mettendo due stadi in serie. Quindi da qui nasce appunto l'idea di far andare a realizzare macchine multistadio, in realtà in maniera che la macchina nella sua globalità avrà una velocità specifica molto bassa, indice ad esempio di un lavoro da scambiare molto alto rispetto alla portata. Quel lavoro però lo stiamo spezzettando in più parti tra i vari stadi, in maniera che ogni stadio abbia un rendimento accettabile. Magari sceglieremo di fare lo stadio, di fare in modo che ogni stadio abbia il massimo rendimento a cui possiamo puntare, oppure sceglieremo delle condizioni di compromesso per avere un numero di stati che compongono la nostra macchina non troppo elevato. Restiamo un attimo sui diagrammi statistici, abbiamo già citato il diagramma di Berger, abbiamo detto, affrontando la similitudine, che oltre alla velocità specifica omega con S, anche il diametro specifico di con S ben si correla con la forma della macchina. In particolare, in maniera inversa rispetto al diametro specifico, cioè man mano che passiamo dalle forme radiali a bassa velocità specifica, ottimali per le basse velocità specifiche, a quelle ad eliche, ottimali per le alte velocità specifiche, il di con S diminuisce. Beh, il diagramma di Berger in qualche modo ci permetterà, data una certa velocità specifica ottimale, di andare a scegliere quello che è il diametro specifico ottimale per quell'applicazione. Quindi, come abbiamo detto nell'analisi della similitudine, sceglieremo tramite la velocità il calcolo della velocità specifica, sceglieremo la tipologia di macchina,
tramite il diagramma di Belger poi andremo a scegliere invece la taglia della macchina, perché appunto, data la portata e dato il lavoro ideale da scambiare, possiamo ricavare, dall'esempio facendo riferimento alla linea degli ottimi di Gordy, possiamo ricavare il digonesso ottimale per la nostra turbopompa in questo caso, e quindi ricavare il diametro esterno della girante, che sempre in queste macchine la grandezza caratteristica è il diametro esterno della girante, di con 2 per noi sarà. Quindi ho riportato un altro diagramma interessante, potete immaginare che appunto, siccome ce ne sono, turbopompe ce ne sono tantissime applicate, abbiamo detto milioni se non miliardi di elementi, sono state una tipologia di macchina molto molto studiata, anche abbastanza semplice tutto sommato, quindi ci sono tanti studi. Qui questo diagramma è interessante perché correla, a differenza degli altri diagrammi statistici che ci danno l'ottimo a cui possiamo puntare, in questo caso abbiamo il rendimento globale di una pompa monostadio in funzione di omega, sempre di omega con S, velocità specifica, al variare della portata. Man mano che la taglia della macchina diventa più grande, ossia elaboriamo più portata, il rendimento cresce, e potete immaginare il motivo, cioè sia l'importanza relativa delle singole perdite, sia il fatto che magari man mano che la macchina sta crescendo di dimensione, più portata, più potenza, ci sarà una maggiore cura realizzativa per quanto riguarda queste tipologie. E poi abbiamo sempre l'andamento decrescente al diminuire della velocità specifica, addirittura macchine di piccolissima taglia, al limite ultimo di funzionamento, rendimento globale 40, puntano al 40%. Questo conferma il fatto che non ci conviene poi andare a fare pompe centrifughe, a fare andare cercare una soluzione monostadio quando la velocità specifica diventa troppo piccola. E vabbè, altre considerazioni che in realtà già abbiamo fatto. Abbiamo ripeto, non ci concentreremo molto su questa tipologia di macchine, ad esempio le pompe ad elica, perché ho scelto di dare la precedenza a questa, alle pompe centrifughe. Pompe ad elica, come vediamo dai diagrammi statistici, saranno adatte invece in quei casi in cui abbiamo bisogno di elaborare grandi portate fornendo prevalenze, a dire la verità, modeste, quindi applicazioni un po' più particolari rispetto a quelle a cui normalmente sono destinate le nostre macchine centrifughe o anche assoradiali, che stanno espandendo molto durante le applicazioni. Normalmente l'approccio al progetto di queste macchine, appunto, vedete, man mano che omega con S cresce, il numero di pale tenderà a diminuire per queste macchine, quindi abbiamo sempre più dei profili aerodinamici immersi all'interno di correnti, anche molto distanziati tra di loro, e quindi per questo tipologia di macchine poi faremo largamente ricorso alla teoria aerodinamica che abbiamo affrontato nelle spiegazioni sommarie. Spesso, se nelle macchine centrifughe, come ricorderete, molto spesso la girante scarica direttamente in quella che è la voluta della macchina, cioè la cassa a chiocciola che circonda la girante, che ha una sezione di passaggio via via crescente, in maniera sia da raccogliere il liquido che viene scaricato dalla girante, sia di rallentarlo in maniera opportuna. Nelle macchine assiali, ci sono delle applicazioni in cui possiamo avere banalmente un'elica che è immersa e che spinge il fiume in realtà, altrimenti abbiamo sempre dei condotti statorici posti a valle della girante che hanno lo scopo di rallentare il fluido facendo quella conversione di energia cinetica in energia di pressione di cui abbiamo parlato quando abbiamo richiamato la termodinamica degli stati delle turbopompe. Diventa importante perché in realtà, siccome queste pompe cedono poca energia meccanica al fluido, sono adatte per applicazioni ad alta velocità specifica, la velocità con cui il fluido abbandona la stessa
la girante stessa, seppur piccola, potrebbe portare ad aliquote di energia cinetica importanti rispetto appunto all'energia meccanica totale che il liquido stesso ha recepito. Quindi è importante che quella liquida di energia cinetica venga trasformata in energia di pressione utilizzando un diffusore. E spesso oggi addirittura le pareti rotoriche a volte sono galettabili, quindi sono orientabili. Un discorso che riprenderemo appunto per le turbine idrauliche, in particolare quella delica di tipo K, e a volte è presente anche un predistributore all'ingresso della macchina. Abbiamo parlato, insomma, io sono andato un po' a braccio anche perché questa in realtà è una tipologia di macchina che voi avete affrontato bene nel corso di macchina della triennale, quindi avete confidenza con tanti termini e in realtà già tante problematiche. Io ho parlato genericamente di un lavoro ideale specifico. Cos'è questo lavoro? Beh, la macchina operatrice serve a conferire, ad aumentare l'energia del fluido, l'energia meccanica. Abbiamo a che fare con un liquido, quindi proprietà costanti. L'energia meccanica è somma di un contributo dovuto alla pressione, un contributo dovuto all'energia cinetica, ci prometto, un contributo potenziale Gz. Quindi se cresce l'energia meccanica attraverso la macchina significa che se io sommo i tre contributi a valle alla frangia di mandata, questo, la somma dovrà essere maggiore di quello che ho a monte, alla frangia di aspirazione della macchina. Per me il lavoro ideale specifico quindi è la somma di quanto guadagno ho avuto in termini di energia cinetica, quanto guadagno ho avuto in termini di energia di pressione, quanto guadagno ho avuto in termini di energia potenziale di impatto. Discorso che abbiamo già fatto, le macchine le cerchiamo di fare il più compatte possibili. Normalmente la differenza tra la quota a cui è posta la bocca di mandata e quella a cui è posta la bocca di aspirazione è assolutamente piccola e trascurabile, quindi questo termine lo trascuriamo. Le velocità con cui il fluido arriva alla macchina e esce dalla macchina devono essere compatibili con le norme di buona progettazione delle condotte. Abbiamo le stesse portate volumetriche in ingresso e in uscita per un funzionamento classicamente stazionario. La velocità sarà la stessa, normalmente le pompe hanno la stessa flangia, la dimensione della flangia non cambia tra mandata e aspirazione. Quindi C con M è uguale a C con A, lo trascuriamo. Difatti l'energia meccanica recepita dal fluido attraversando una pompa è data dalla differenza di pressione esistente tra mandata ed aspirazione. E normalmente la si misura, se la si deve testare, proprio come rapporto tra delta P, mandata aspirazione, rispetto alla densità del liquido elaborato. Sapete bene, le pompe, l'impiego principale, ma non unico, è quello degli impianti di sollevamento. Quindi tradizionalmente l'energia meccanica viene in realtà espressa in termini di colonna, metri di colonna di acqua piuttosto che di acqua, metri di colonna, scusate, ossia il rapporto tra il lavoro ideale specifico, cioè l'energia meccanica effettivamente recepita dal liquido, rispetto all'accelerazione interna, che sarebbe appunto il dislivello di quota guadagnabile dal liquido che sta attraversando la nostra macchina. Quindi questa per noi è l'energia, cioè questa è l'energia meccanica che il liquido effettivamente recepisce attraverso la pompa. Quindi per noi, siccome è attraverso uno scambio di lavoro è la pompa che sta cedendo energia al liquido, questo dovrebbe essere pari al lavoro che una macchina ideale sarebbe in grado di cedere al nostro liquido, e lo chiamiamo per questo lavoro ideale specifico, Y. Normalmente quindi per una pompa
i lavori ideali specifico come indicato sulla stampa sarà il prodotto tra l'accelerazione di gravitazione e la prevalenza H. Ma come specifica di progetto noi avremo, bisogna elaborare una certa portata fornendo una certa prevalenza H. E quindi poi passeremo ad Y e quindi poi ci andremo a calcolare un nuovo con S e così. Sempre parlando delle pompe, noi non ci occupiamo dei problemi costruttivi, ci occupiamo dei problemi fluidodinamici in questo corso. Però un problema che questo tipo di macchine presenta e che deve essere risolto è il fatto che, sempre tornando a come è realizzata la girante con un disco portapala e un disco copripala, in realtà sulla parte posteriore, sul disco portapala, tendono ad agire delle pressioni che sono molto più alte di quelle che vanno ad agire in genere sulla parte invece sul disco copripala stesso. Perché comunque questa è una macchina che è destinata a realizzare un aumento di pressione, quindi abbiamo sempre questo problema: la pressione a valle diventa maggiore di quella in ingresso. Abbiamo qui una distribuzione di pressione sulla parte posteriore del disco che porta le valve che tende in realtà a spingere la girante in senso contrario al flusso. Tutte le pompe, in realtà non solo le pompe ma anche i compressori, soffrono di questo problema della spinta assiale e ci sono diversi accorgimenti costruttivi per cercare di risolverlo questo problema. Ad esempio ce ne sono diverse, vedete qui è segnato sulla girante questi forellini. Questi in realtà mettono in comunicazione la bocca di aspirazione della girante con la parte posteriore del disco, la tenuta, quella che cerca di limitare i ricircoli e quindi le fughe di fluido, è posta qui, cerca di creare una zona di bassa pressione posta appunto alle spalle della girante in maniera da far diminuire l'azione dell'alta pressione che tende soprattutto a spingere qui da questa parte. Questo potrebbe essere un accorgimento, poi ce ne sono tanti altri per cercare di limitare questo problema che è costruttivo, che in realtà è un problema notevole, perché se lo si affronta solo utilizzando, pensando di reggere la spinta grazie a dei cuscinetti regge spinta, come è bene o male potete sapere, siccome queste spinte possono diventare notevoli, i cuscinetti anche loro hanno un certo rendimento, poi il rendimento della macchina potrebbe crollare non solo per problemi fluidodinamici ma anche proprio per problemi meccanici, quando per noi invece normalmente il rendimento meccanico che associamo alle nostre macchine è sempre molto alto, trascurabile rispetto a quelli di noi. Sempre altri diagrammi statistici, tabelle che vi riporto, andamenti che vi riporto, coefficiente di flusso e coefficiente di carico, phi e psi, in funzione della velocità specifica, valori ottimali da utilizzare, oppure valori tabellati dove oltre a phi e al coefficiente di lavoro, questo psi grande per noi indica il rapporto tra lavoro di palettatura e quadrato della velocità di trascinamento. Ci sono anche una serie di, ad esempio, rapporto di forma B2 su D2 e altri rapporti di forma che ci possono essere utili nella fase di progettazione. Questi derivano sempre da analisi statistica o da rielaborazione dei vari diagrammi statistici. Giusto per inciso, magari ci torniamo noi sopra. Le macchine adatte a lavorare a bassa velocità specifica, 0,2, quindi, ripeto, giranti centrifughe, sono quelle a cui possiamo associare un lavoro, un coefficiente di lavoro dimensionale più alto, circa 0,8. Da questi diagrammi adimensionali, tra poco ne avremo una conferma, quindi il massimo di lavoro di palettatura che possiamo scambiare attraverso lo stadio
di una macchina, di una turbopompa, è 0.8 per 1 al quadrato. In base a quella che sarà la velocità periferica, la rotazione della girante, avremo poi un lavoro di palettatura effettivamente scaduto. Un attimo, siamo su questa immagine. In realtà, ricordate dalle considerazioni sulla formulazione indiretta di Eulero del lavoro, noi abbiamo detto che se una macchina operatrice di tipo radiale conviene che sia a flusso centrifugo, in maniera da sfruttare anche il potenziale associato alle forze centrifughe. Okay? Il termine 2 alla seconda meno 1 alla seconda, che in effetti dà un bel contributo al lavoro scambiato in questa tipologia di macchina. Normalmente quindi l'architettura è quella che la ricordiamo, è quella che vediamo qui in questa slide. Il flusso entra mantenendo una direzione parallela a quella dell'asse della macchina, quindi in realtà qui il flusso è una direzione assiale. Siamo alla bocca di aspirazione della macchina, raggiungiamo la girante. Nella bocca di aspirazione della girante, vedete qui normalmente non arrivano le pale, banalmente il condotto meridiano viene curva, in maniera da portare il flusso dall'avere una direzione prevalentemente assiale ad una che è prevalentemente radiale. Le macchine radiali pure, ce l'abbiamo, ho fatto una schematizzazione più avanti, eccola, in realtà dovrebbero avere l'inizio dei condotti rotorici quando il flusso ha compiuto questa curva di 90 gradi, senza interagire con nessuna parte palettata, quindi dall'avere una direzione assiale pura avrà una direzione radiale pura di blocco, tra virgolette. E quindi poi l'interazione tra fluido e parte palettata, parte mobile, ci sarà effettivamente quando il fluido si muove avendo una direzione meridiana che è effettivamente radiale. In realtà quasi mai abbiamo uno schema del genere per tutta una serie di motivi che affronteremo anche soprattutto nella lezione di domani. Il bordo di ingresso al condotto rotorico normalmente viene spostato verso quello che è l'occhio della girante, quindi normalmente il liquido incontra le pale della macchina quando sta ancora ruotando dalla direzione assiale a della direzione radiale. Però vedete, lo sviluppo del condotto rotorico effettivamente sta tutto qui, quando la direzione del flusso effettivamente è radiale, almeno la velocità meridiana che caratterizza lo spostamento del fluido all'interno della macchina giace tutta sulla direzione radiale, quindi lo scambio di lavoro fondamentalmente avviene quando il fluido si muove prevalentemente in direzione radiale e per noi per questa è una macchina radiale. Qui c'è proprio una discriminazione banale, quindi ripeto, il flusso entra, qui si muove in direzione assiale, verrà ruotato bene o male, ma cercando di mantenerne inalterata la velocità, girante radiale pura, si presenterà all'ingresso del condotto rotorico avendo una direzione radiale pura, il classico angolo alfa con 1 uguale 90 gradi che sempre avete assunto nei corsi di macchina. Questa posizione è vera fino a quei casi in cui in realtà nella girante non sono previsti opportuni organi che in qualche modo mettono in prerotazione il liquido per evitare o rendere più problematico l'insorgere di un fenomeno molto pericoloso per queste macchine, che è la cavitazione, che affronteremo proprio alla fine di questa lezione.
Quindi normalmente in questo schema il fluido si presenta all'ingresso dei condotti rotorici, a bordo d'ingresso dei condotti rotorici, guardiamo qui il piano intravalare, con direzione perfettamente radiale, la freccia blu, il classico angolo 90 gradi. Okay? Velocità tangenziale è la verde, questa è la velocità relativa che abbiamo di conseguenza all'ingresso dei condotti rotorici, e poi abbiamo l'uscita. Le palle di solito, l'abbiamo già detto, per il giganti radiale sono in lamiera a spessore costante, quindi lo stesso spessore al bordo di inizio, al bordo di uscita, che indicheremo con S, qualche millimetro di solito. Noi nei nostri calcoli che faremo distingueremo le condizioni del fluido immediatamente a monte del condotto rotorico e immediatamente dentro il condotto rotorico, e lo stesso per quanto riguarda l'uscita. All'uscita del condotto rotorico, per noi il bordo 2 è costituito da un bordo 2', condizione del fluido immediatamente dentro, prima di uscire, bordo 2, condizione del fluido usciti dal condotto rotorico. Qui in realtà assumeremo che il flusso si sia in qualche modo rimescolato, rimiscelato, e abbia effettivamente delle proprietà descrivibile attraverso fondamentalmente un valore medio della velocità C2. Perché cambiano le cose? Beh, non fosse altro che c'è un'ostruzione palare. Ostruzione palare che in questo tipo di macchina è importante, come in realtà in molte macchine, ma qui, andando a fare i conti, questa sigma con 2 o l'analogo sigma con 1 al bordo d'ingresso in realtà vanno a occupare tanto spazio di quella che sembrerebbe superficie a disposizione del flusso.